che non possiamo obbligare a nadie, è verdad che no? Santiago, me voy yo! Bueno, un silenzio ha senso. Allora, eccoci qua alla dimostrazione di come vengono preparati i sigari. Qua abbiamo il nostro piccolo grande uomo, il nostro Cristóbal Cigar, che è la persona che è a carico della dimostrazione della preparazione di un sigaro. Il sigaro, i sigari sono un prodotto tipico domenicano. Avete fatto caso nel tragitto che abbiamo fatto oggi che in questa zona qua non abbiamo visto piantagioni di tabacco. Questo è dovuto al fatto che le piantagioni di tabacco sono più verso la regione nord del paese, verso la valle del Cibao, la zona che dove c'è La Vega, Santiago, Puerto Plata. In quella zona là è dove ci sono le piantagioni di tabacco e le fabbriche più grosse di produzione di sigari e sigarette anche. Per fare un buon sigaro abbiamo bisogno normalmente di tre tipi di foglia. I tre tipi di foglia, che sono tre tipi che noi abbiamo adesso qua a disposizione, la parte interna della foglia si chiama la trippa. La trippa è questa parte qua, è la parte diciamo un po' più bruttina, tra virgolette, è la parte che sta dentro al sigaro. La trippa viene avvolta nella seconda foglia, che è la sucap, che è la seconda foglia praticamente che dà la prima forma al sigaro. L'ultima foglia è una foglia che adesso, attualmente, da non molto tempo viene prodotta in Repubblica Dominicana, però fino a poco tempo fa veniva di importazione. Veniva normalmente dal Connecticut o dall'isola di Sumatra. Attualmente, dopo vari tempi di sperimentazione, vicino al Pico Duarte, che è la zona più alta del paese, viene fatta questa foglia qua, che è la cappa. La cappa è la foglia, come vedete, quella più bella da vedersi, è quella che dà la rifinitura al sigaro, e è l'ultima foglia che conclude la lavorazione del sigaro, naturalmente. Nelle fabbriche la lavorazione viene fatta in maniera leggermente differente rispetto a qua. Questa è una dimostrazione che noi facciamo. Naturalmente nelle fabbriche ci sono anche delle macchine che aiutano nella lavorazione dei sigari. Attenzione, perché le macchine aiutano solamente in una parte del lavoro, nonché la parte della rotolatura del sigaro viene sempre comunque fatta a mano. Dove aiutano le macchine aiutano nella lavorazione del sigaro, nel senso di fare la dimensione del sigaro quella richiesta. Sapete che i sigari, a seconda della lunghezza, dello spessore, della grossezza, assumono vari nomi: robusto, semirobusto, cercile e via dicendo. Allora, per questa operazione qua vengono utilizzate le macchine. La macchina garantisce la stessa lunghezza, la stessa grossezza, via dicendo, per avere i vari tipi di sigari. Però la parte della rotolatura viene sempre comunque fatta a mano. I sigari possono essere fatti, possono essere sia di sapore naturale, come questo qua, che sono solamente con foglie di tabacco, oppure possono avere vari sapori. I vari sapori si ottengono spruzzando o mettendo a mollo le foglie di tabacco nell'essenza del sapore che vogliamo. Ci sono possibilità di farle al caffè, al cacao, al rum, alla vaniglia, alla menta. Si mette la foglia nell'essenza, poi si fa seccare e si fa la lavorazione uguale identica come vedremo oggi, che ce la fa fare il nostro amico Cristóbal. Una persona come Cristóbal riesce a fare in fabbrica, in una giornata di lavoro di 8 ore, fino a 500 sigari al giorno, approssimativamente. I sigari che noi abbiamo qua, sia questo qua che ci fa la dimostrazione lui adesso, sia quelli che abbiamo nella mostra in vendita, sono sigari 100% tabacco. Diffidate delle imitazioni. Avrete sicuramente avuto la possibilità, su una spiaggia, per la strada e via dicendo, di trovare persone che vi offrono scatole di sigari a prezzi molto economici. 90 volte su 100, per non dire 99 volte su 100, chi vi offre i sigari molto economici è perché, insieme alle foglie di tabacco, ci mette le foglie di banana. La foglia di banana naturalmente non è la stessa qualità, non è lo stesso prezzo, e anche può nuocere alla gola della persona che lo fuma. Per questo che li vendono molto più economici, anche se c'è scritto sopra Romeo e Giulietta, quello che vi pare, le etichette si falsificano alla grande ormai.
Ione. Quindi sia questi qua, sia quelli che sono là, sono 100% Ione. Tabacco. Fra le marche più riconosciute che abbiamo in Repubblica Dominicana abbiamo gli Aurora, i Leoni Maines e Flor di Guravo. Flor di Guravo sono la marca che noi abbiamo qui in vendita, a parte la produzione, il nostro amico Cristobal che fa lui personalmente. Dopo la spiegazione delle altre lingue vediamo la dimostrazione. Dalle pagliate. Ok, ok, mesdames et messieurs, pour vous tous, le monsieur Christophe l'a déjà préparé pour rouler les cigares. Normalement, dans ces endroits qu'on était aujourd'hui, on était vers le est du pays. Normalement, dans ce côté, il n'y a pas beaucoup de plantation de tabac. Le plantation de tabac se trouve vers le nord du pays, au centre du pays, spécialement Santiago Rodriguez et Constanza Jarabacoa et Puerto Plata, etc. Et aussi, le fabrique de cigares africains du pays se trouve vers là-bas aussi. Normalement, pour rouler les cigares, les républicains ils ont utilisé différentes feuilles de tabac. Mais en est spécial, sont trois feuilles. Mais voici la première feuille, on appelle la triple.